Gentili telespettatori, buona giornata. L'idea di Fratoianni su calcio e università, tutto gratis. Beh, insomma, AVS da quelle parti hanno dei problemucci con gli affitti. Diciamo che a sinistra, tra PD, AVS, eccetera, eccetera, hanno un po' di problemi con gli affitti da pagare. Quindi capisco che loro siano quelli del tutto gratis. Che cosa dice Fratoianni? Vediamo se magari dice qualcosa che possiamo condividere, non si sa mai. Dice così Fratoianni: il calcio è diventato uno sport d'élite, le famiglie non possono più permetterselo e così perdiamo i talenti calcistici che ci sono nei ceti meno abbienti. Per questo dobbiamo pensare al calcio gratis. Lui riprende una parte di una frase di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, nel suo ultimo post su Facebook. E così aggiunge: dopo il disastro della nazionale di calcio, ho ascoltato Marotta ripetere più volte questo concetto. Sono convinto che abbia ragione, che ponga un tema che non ha a che fare solo con lo sport. Anche la scuola e l'università sono ormai diventate un lusso nel nostro paese e centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze non possono permettersi un'istruzione adeguata perché costa troppo. È la ragione che ci fa dire da tempo che in Italia l'istruzione deve essere gratuita dalla culla all'università, altrimenti perdiamo milioni di possibili talenti. Ma soprattutto viene messo in discussione il diritto all'istruzione, allo sport, al tempo libero. Che diventino campioni o no, vale per l'istruzione come per il calcio e lo sport in generale. Allora, il calcio gratis. Il calcio oggi è un business incredibile, calciatori che guadagnano milioni e milioni di euro. Il calcio gratis vorrebbe dire cancellare i diritti, cancellare le partite in televisione, cancellare tutto, tutto. Quindi il calcio gratis è un'utopia. Dire alla gente puoi andare allo stadio a vedere le partite di calcio è semplicemente un'utopia, il calcio gratis. È come dire il cinema gratis per tutti, chi farebbe allora i film? Calcio gratis, allora non ci sarebbero i campioni nel calcio, ma ci sarebbero ragazzi di paese che giocano a pallone in uno stadio, ma se non ci sono i soldi non si muove nulla. Quindi il calcio gratis è un'utopia che non può essere raggiunta. Per quanto riguarda invece l'università, l'università dovrebbe essere gratis, tutte le scuole dovrebbero essere gratis, lo sono fino alla scuola superiore, poi l'università si paga e si paga in base al reddito di una persona, di una famiglia. Evidentemente in una società dove il 30% dei lavoratori sono poveri, un altro 30% sono quasi poveri, poveri o quasi poveri, come fanno a permettersi l'università per loro o per i figli? Perché può essere una persona che lavora e fa l'università la sera, può essere invece il figlio che va all'università e i genitori pagano. Io quando ho fatto l'università me la sono pagata io da solo, perché potevo permettermela, perché lavoravo in un'azienda, avevo la macchina aziendale, avevo il computer aziendale, avevo il telefono aziendale, mi pagavano la benzina, l'assicurazione, le ruote, il tagliando, la pranzo, la cena. Avevo dei benefit che facevano sì che io non avessi la macchina, perché io avevo la macchina che potevo utilizzare anche il sabato e domenica. Addirittura lavoravo in un'azienda che mi aveva detto: non ti preoccupare, sabato e domenica la benzina e il telepass paghiamo noi. Tu se devi andare dove devi andare non ti preoccupare, utilizzala. Raro, perché io in diverse aziende non era assolutamente così.
però mentre io facevo l'università ricordo che l'azienda dove lavoravo aveva dato questo ulteriore benefit. Pertanto io non avevo la macchina mia, perché non, sarebbe stato un doppione, inutilizzata. Non avevo da pagare tagliandi, benzina, niente. Più lo stipendio. E allora potevo permettermi di pagare l'università. E mi ricordo che pagavo in base al reddito, questo tantissimi anni fa, pagavo in base al reddito come 1850 euro, non mi ricordo se era il semestre, se era l'anno, non me lo ricordo, però mi ricordo che dovevo pagare 1800 euro, che era un calcolo in base al mio reddito, mio personale. Potevo permettermelo, però probabilmente la maggior parte delle famiglie non se lo può permettere, perché se uno guadagna 1200 euro al mese, come fa a mandare il figlio all'università? Come? Non può. Anche se lavorano in due, 2400 euro, che devono pagare 700 euro di affitto e tutto il resto, mandare un figlio all'università è difficile. Poi se sei uno che vive lontano dall'università, come ci arrivi? Una casa in affitto, ma figuriamoci, quali famiglia può pagare una casa in affitto al figlio per studiare all'università? Ti sposti, e se l'università è distante molti chilometri, come ci vai? Coi mezzi, e i mezzi chi li paga? No? I mezzi, la retta, i libri, perché ci sono anche i libri. Io mi ricordo che mi dicevano: il libro lo trovate lì nella libreria, andavo, e il libro costava 40-45 euro, c'erano libri da 70 euro, poi c'era il libro del professore che aveva fatto lui, che era consigliabile comprarlo perché lì c'era scritto tutto quello che dovevi sapere, se no dovevi studiarti il libro così, mentre nel libro fatto dal professore c'era l'essenziale, ecco. E quindi non era solo i 1800 euro, ma c'erano anche il trasporto, che io per fortuna non pagavo, ma chi si muove deve pagare non solo la benzina, ma anche l'usura della macchina o i mezzi pubblici, e poi devi comprarti le penne, le matite, le gomme, la calcolatrice. E c'è tutto poi un indotto intorno alla retta, che non mi ricordo sinceramente se i 1800 euro erano il semestre o l'anno, non mi ricordo, perché è roba talmente vecchia. Quindi l'università gratis chi lo paga? Lo Stato, che è mezzo fallito? E il calcio gratis chi è che lo... che non ha senso. Grazie a tutti e arrivederci a presto.